Sono passati pochi mesi dalla presentazione di OnePlus 7, ma il successore OnePlus 7T è già fra noi. Lo abbiamo provato in anteprima per circa una settimana e vi racconteremo tutti i dettagli e le novità in questa video recensione. Sappiamo già cosa hanno sperato fino ad oggi tutti i possessori di OnePlus 7, cioè che nel nuovo modello non ci sarebbero stati grandi stravolgimenti. Purtroppo però la verità è che OnePlus 7T e si è migliorato in quasi tutto, processore, display e in maniera quasi oltraggiosa rispetto al predecessore anche nel comparto fotografico. Ma andiamo con ordine. OnePlus 7T adotta il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, quindi con 4 core alla frequenza massima di 2,96 GHz. Sono 8 i GB di RAM e 128 o 256 i GB di capacità di archiviazione, in entrambi i casi con tecnologia UFS 3.0. Sui benchmark il nuovo smartphone di Pete Low è il più veloce con Android, mentre per quanto riguarda lo storage riesce a battagliare ad armi pari con Galaxy Note 10. Anche la sensazione di fluidità data dal nuovo smartphone di OnePlus è molto più elevata rispetto alla stragrande maggioranza degli smartphone in circolazione. Questo perché il display è un fluid AMOLED da 90 Hz ed è capace di offrire un'ottima fedeltà cromatica, supporto pieno allo standard DCI-P3 e all'HDR e una luminosità massima misurata di ben 990 nits. L'utente può bloccare la frequenza di aggiornamento del pannello a 60 Hz se vuole aumentare leggermente la durata della batteria o scegliere di attivare i 90 Hz. In quest'ultimo caso il software deciderà automaticamente se attivare la massima fluidità o meno in base all'applicazione e alla reale possibilità di avere miglioramenti. Cambiano anche dimensioni e aspect ratio del pannello rispetto al 7, passando da 6,41 a 6,55 pollici, con un rapporto leggermente più allungato rispetto al predecessore. Nello specifico la risoluzione quindi diventa di 2400x1080 pixel con un rapporto di 20 noni. La novità più eclatante del nuovo modello T rispetto al 7 standard è comunque il modulo fotografico posteriore, che adesso conta 3 moduli dedicati e non più 2. Nel predecessore avevamo solo il modulo grandangolare con un sensore di profondità abbinato. Qui abbiamo invece un trittico con obiettivi grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo. Il modulo grandangolare utilizza lo stesso sensore del predecessore, quindi il Sony da mezzo pollice con 48 megapixel di risoluzione, ma l'obiettivo è lo stesso di OnePlus 7 Pro, quindi con apertura f1.6. Abbiamo poi l'ultra grandangolare con sensore da 16 megapixel e campo di visione di 117 gradi e lo zoom ottico con fattore di ingrandimento di 2x, quindi leggermente meno spinto rispetto al Pro, ma abbinato a un sensore da 12 megapixel e non 8. La qualità fotografica è molto elevata, pari a quella del 7 Pro più o meno, anche se è un gradino più in basso rispetto a Galaxy S10 o P30 Pro, per citare due nomi scomodi in questo particolare ambito. È ottimo il modulo grandangolare, buono lo zoom ottico, mentre i 48 megapixel del sensore Sony sono gestiti in maniera ottimale sia sotto la luce del sole sia in condizioni di luce difficili anche grazie alla stabilizzazione ottica. È però da segnalare che il teleobiettivo non è stabilizzato, mentre è molto interessante la modalità macro, che consente di scattare a una distanza minima di 2,5 cm fra lente e soggetto. OnePlus 7T può inoltre sfruttare la modalità Nightscape per gli scatti in notturna e registrare video con stabilizzazione ibrida, sia ottica che elettronica, fino alla risoluzione 4K Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo. Ci sono anche novità minori rispetto al predecessore, come ad esempio la batteria che passa da 3700 a 3800 mAh, ma l'autonomia non è il punto di forza di questo dispositivo. Si arriva a sera, ma se si esagera con l'uso è necessaria la ricarica prima di cena. Aumentano poi i dimensioni e peso in maniera quasi impercettibile, con l'adattatore di ricarica fornito in dotazione che passa da 20 a 30 watt. In 30 minuti si raggiunge il 70% di carica, che grosso modo equivale a una giornata di uso normale. OnePlus 7T utilizza un connettore USB Type-C e tutti i tasti fisici che troviamo sugli OnePlus, fra cui il selettore hardware della suoneria. Abbiamo poi una cura maniacale per i dettagli da dot di gamma puro, con nuove finiture che non solo offrono un grande impatto visivo, ma riescono anche a impedire alla maggior parte delle macchie o impronte di rimanere impresse sulla scocca. OnePlus 7T è uno smartphone al top anche e soprattutto come esperienza d'uso. Viene venduto con Oxygen OS 10 preinstallato, che è basato sull'ultimissimo Android 10 e propone diverse modalità molto interessanti. La nuova versione del SO partiva già da una base solidissima, ma presenta 370 ottimizzazioni profonde a detta del produttore, con una nuova app galleria che consente di salvare le foto in album privati, nuove animazioni e un'esperienza di sblocco più veloce rispetto al passato. Lo sblocco avviene con le stesse modalità del predecessore, sensore di impronte sotto vetro e riconoscimento
facciale, entrambe molto veloci e affidabili. Abbiamo poi nuove gesture a pieno schermo, la registrazione dello schermo disponibile nativamente, la Zen Mode che adesso inibisce le notifiche per un massimo di 60 minuti di tempo e modalità di gioco avanzate. E non è da dimenticare il fatto che OnePlus aggiorna il suo sistema operativo con una velocità che è seconda solo a quella di Google e non è una caratteristica da poco. Abbiamo fatto più volte il paragone con i top di gamma e con le ultime generazioni anche il prezzo di OnePlus si è un po' allineato aumentando di pari passo con la qualità. Purtroppo al momento in cui stiamo registrando questo video non abbiamo informazioni sul prezzo, ma potete trovare tutti i dettagli di vostro interesse nella recensione completa che trovate sulle pagine di Hardware Upgrade. Per il resto, che dire, OnePlus 7T è uno smartphone validissimo, certamente uno dei best buy di questa fine del 2019. Migliora in maniera sensibile il suo predecessore e lo fa in quasi tutti gli ambiti, al punto che chi ha comprato il 7 potrebbe sentirsi un po' preso in giro. Il fatto è che anche chi ha preso il 7T potrebbe provare le stesse sensazioni fra pochi mesi, quando uscirà OnePlus 8, con questa corsa al nuovo modello di OnePlus che sembra ormai inarrestabile.